Io vengo qua da parte della Società delle Libellule Italiane, di cui sono presidente. Abbiamo portato il nostro poster che è lì in ingresso, quindi dato che questo è l'intervento numero 9 della mattina, siete già tutti abbastanza saturi, credo, cercherò di essere il più rapido possibile. Il poster è là, vi invito a guardarlo. Ieri ho seminato malignamente per tutta la sala questi Deplian, quindi se volete informazioni li trovate qua. Qui ci sono scopi e progetti della nostra associazione. Quello che volevo, su cui volevo puntare è il fatto che noi siamo molto giovani, rispetto ai mostri sacri qui presenti, abbiamo solo 4 anni di vita. È dal 2007 che ci troviamo come gruppo autonomo di appassionati e esperti di libellule, però dal 2007 ogni anno abbiamo fatto convegni nazionali in giro per l'Italia. Dal 2010, poi ci siamo, 2009, ci siamo dati la struttura di Società Italiana per lo studio e la conservazione delle libellule. Ci chiamano tutti odonata.it perché è un po' più rapido, un po' più stringente. E le attività che facciamo, di cui siamo molto felici, sono soprattutto questi campi libellule che servono perché noi ci comportiamo come i ratti per la peste. Quindi, soprattutto nell'Italia meridionale, mancano dati, ma mancano anche persone che studiano le libellule, per esempio, o sono poche e molto isolati. Quindi, noi facciamo annualmente campi in cui si va. Nella determinata regione si raccolgono dati, il campo è fatto da 10 persone, 15 persone, si va in giro nella stessa regione, si raccolgono dati e si ha un accrescimento delle conoscenze dal punto di vista del dato faunistico, ma soprattutto si ha la trasmissione della conoscenza ai locali interessati. Quindi nel giro di pochi anni siamo riusciti a fare una rete. Abbiamo più di un centinaio di soci sparsi più o meno per tutta Italia, poi vi parlerò dei nostri progetti a cui hanno collaborato inaspettatamente, anche noi siamo stupiti da quanto siamo riusciti a fare nel giro di poco tempo, proprio perché le persone si sono interessate e si sono associate, hanno contribuito. Giusto una panoramica, quante libellule ci sono in Italia? 93 taxa, 93 specie. Quindi siamo molto fortunati rispetto a chi si occupa di coleotteri, sono poche, sono ben conosciute, c'è ancora un bel po' di lavoro da fare sulle sottospecie, però si sono molto ben identificabili. Nell'ultimo decennio abbiamo avuto 6 specie in più, insomma un accrescimento della lista. Quella prima della lista, trovata da uno sloveno che ha fatto così sul confine ed ha trovato la nuova specie per l'Italia, che poi è confluita nel rapporto perché è della direttiva Habitat. Zygonyx torridus trovato in Sicilia da un tedesco in vacanza. Trithemis kirbi in Sardegna da un ungherese in vacanza. Okay. Poi abbiamo iniziato noi. Escina subartica in Alto Adige da un nostro vicepresidente, Sympetrum sinaiticum e Pantala in Sicilia sono 2 specie che stanno salendo. Noi in Italia, come per il resto, siamo il ponte. Comunque c'è movimento. Molto brevemente, le emergenze in Italia per le libellule sono 2. Questa, che io sono anche felice, è quella delle foto del rapporto, è la Sympecma pedisca. Vedete sulla carta i pallini sono solo e unicamente in Piemonte, le popolazioni del Trentino e della Lombardia sono estinte, quelle piemontesi sono estremamente minacciate e sono solo in mezzo alle risaie, non si sa, più che altro non sappiamo dove si riproduce. Abbiamo trovato solo degli adulti, ma non sappiamo dove si riproduce, quindi c'è tanto da fare. Altra emergenza nazionale, l'Anne alenia speciosa, 3 singole popolazioni disgiunte solo in Friuli Venezia Giulia. Capita l'alluvione, succede qualcosa a quelle pozze, sparisce anche quella popolazione in Italia. In più questa è la libellula più piccola europea, è grossa così. Poi veniamo al lavoro congiunto, le specie di interesse comunitario in Italia. Il lavoro è stato estremamente interessante. Il risultato più importante per noi è stato quel 36% di sconosciuto, status sconosciuto. Okay? Ed è drammatico per tutto quello che vi ho detto finora,
si sanno, si conoscono le specie, sono poche, ma non sappiamo come stanno in Italia. Metà stanno bene, ma del resto non si sa che è peggio del cattivo. Come società noi stiamo lavorando da 4 anni all'Atlante italiano per avere una base dati, database. Abbiamo iniziato appunto 4 anni fa dalla grossa base che è la CK Map e in 4 anni abbiamo praticamente raddoppiato i dati che c'erano, abbiamo ora 71.000 dati di cui 46.000 inediti. Come citizen science questo è un esempio secondo me insomma, di cui io sono molto orgogliosa perché stiamo lavorando tanto. Qui vedete la carta della copertura dell'Italia. A lato c'è la tabella con la percentuale di UTM regionale in cui è segnalata almeno una specie rispetto all'UTM regionale totale. Dalla carta si evince che, uno, ai piemontesi piacciono le libellule, perché il Piemonte è completamente al 74% di copertura. I campi libellule funzionano perché quello spot rosso in Basilicata è il risultato del nostro campo di 2 anni fa. E poi appunto le regioni su cui lavorare, su cui battere sono Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, abbiamo dato una botta con i campi che abbiamo fatto, ma c'è ancora molto da fare. Nell'Atlante provvisorio ci saranno anche i nomi comuni italiani, che è un esperimento anche questo sociale, in viso da molti dei nostri soci e molti dei nostri anche membri del direttivo, ci siamo un po' scannati, scusate il termine tecnico, però puntiamo molto al fatto di creare dei nomi comuni di facile suono, affiliazione, per aumentare il numero di persone che si interessano alle libellule. Quando sarà pronto l'Atlante? Sarà pronto, si spera, per aprile, quando avremo il nostro convegno a Morgé, in cui tutti noi saremo conciati con quei due signori, perché siamo abbastanza presi, stiamo facendo le correzioni di bozze, eccetera. Infatti quando Fabio e Piero dicevano "ah, scusa", capivamo la fretta, l'urgenza di bozze, eccetera. Comunque, ottimo risultato. E quindi, siamo a questo punto, lo stato dell'arte. Noi ci siamo da 4 anni e l'Atlante provvisorio l'accendiamo, ci sarà. È provvisorio, c'è ancora tantissimo da fare e lo sappiamo, però c'è. Lo status, grazie alla collaborazione con ISPRA, col Ministero, l'accendiamo, quindi anche qui sappiamo, almeno abbiamo il punto zero, abbiamo qualcosa su cui partire. La lista rossa l'accendiamo, e qua c'è Corrado Teofili che ringrazio, perché altra collaborazione che abbiamo avuto con Federparchi sarà presentata, non la presento qua perché verrà presentata al nostro convegno. Quindi lista rossa delle libellule italiane c'è. I monitoraggi, il tema principale di questa mattinata. I monitoraggi, come giustamente diceva il dottor Dupré, la metodologia, c'è il problema, non ci sono i fondi. Ognuno poi fa un po' quel che vuole, ma noi non abbiamo neanche questo problema, come si dice, nema problema, perché uno dei nostri, il nostro segretario, e consiglio a tutti di avere il segretario di un'associazione tedesco, perché come segretario è fantastico, è il dottor Ardersen, che fa parte di quell'eccellenza italiana che è Bosco della Fontana. Quindi noi come società utilizzeremo e consigliamo, per quanto riguarda le libellule, i monitoraggi che vengono che avete nel libro, che avete tutti di fronte. Due specie sono problematiche, una è la Lindenia tetrafilla, è presente in 3-4 laghi e quindi non è che c'è tanto da fare il monitoraggio. Io ho parlato sempre come noi, non perché mi piace usare il pluralis maiestatis, ma perché noi siamo questo gruppo di persone, il direttivo allargato dell'associazione, ma noi siamo tutti questi che sono i soci, e ringrazio voi. Se avete bisogno, il sito c'è, il poster anche, questi anche, io sono qua oramai, mi avete visto, grazie, e grazie a tutti. Grazie. Grazie mille, Elisa. Io
Diciamo, lo spirito di tutti questi lavori che ci sono stati fino ad adesso è anche quello di far vedere le potenzialità del mondo della ricerca sempre in un contesto di flusso di informazioni. Realizzare atlanti aggiornati, soprattutto se sono online, modificabili, aggiornabili, credo che sia un punto di partenza per il lavoro di molte regioni, di molte aree protette, perché permette di avere un primo prodotto a costo zero per loro, speriamo, insomma qualcuno l'avrà pagato, e quindi insomma in questo senso il contributo delle società scientifiche che abbiamo molto valorizzato in questo giorno e mezzo è la fornitura di dati, ma non solo, l'aspetto più delicato che abbiamo avuto nel lavoro finito, anche quello sul quale insomma avremmo dovuto investire più tempo senza dubbio, è il flusso nelle due direzioni, cioè da un lato le informazioni che abbiamo raccolto è importante che vengano messe a disposizione delle regioni e delle aree protette, dall'altro occorre la possibilità di interazione, perché le regioni, le aree protette, il Ministero, che poi si trovano sulla base dei dati, anche degli obblighi e dei vincoli ai sensi delle normative, devono avere la possibilità di verificare la correttezza dei dati sulla base delle informazioni che loro hanno, e quindi ci deve essere un'interazione più univoca. Questo insomma è una cosa che speriamo che si riesca a costruire anche a partire da questo lavoro.